bisogna non solo aumentare il livello degli investimenti, ma anche investire in maniera intelligente, che per l'Europa vuol dire soprattutto evitare un eccesso di frammentazione. L'Europa è rimasta indietro nel settore aerospaziale. Occorre dunque investire, perché in gioco ci sono il nostro benessere e la nostra sicurezza. È il monito dell'astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ospite ieri al Festival del Pensare Contemporaneo. In una piazza cavalli gremita ha dialogato con l'ingegnere Marcello Spagnuolo e la giornalista Eva Giovannini. La necessità di rimettersi alla pari, di fare squadra, si potrebbe dire, perché soli siamo dei nani, è stato il leitmotiv della chiacchierata, un dialogo nel quale più volte si è parlato di guerra e di come lo spazio intorno alla Terra sia sempre più un luogo cruciale in termini bellici, oltre che di opportunità economiche. Nel mio piccolo io seguo un progetto che si chiama Leo Cargo Return Service, quindi un progetto con cui con due aziende in parallelo stiamo sviluppando dei veicoli per trasportare cargo nelle orbite basse terrestri, quindi là dove c'è la Stazione Spaziale Internazionale, ma anche la Stazione Spaziale Cinese, in futuro ci saranno stazioni spaziali private. Ecco, vogliamo iniziare ad acquisire capacità nostre autonome europee, partendo dalla capacità di trasportare cargo, e poi naturalmente il mio vero sogno nel cassetto è che poi sia un primo passo per sviluppare anche delle astronavi capaci di portare equipaggi.